Un progetto che continua. Interventi mirati per lo sviluppo di ospedali in Sud Sudan, uno dei paesi più disastrati dell'Africa centrale, che da pochi mesi ha dichiarato la fine di una logorante guerra civile. Il Fondo di Beneficenza d'Intesa San Paolo rinnova in questo modo la collaborazione con QAM, Medici con l'Africa di Padova. Un fondo, quello dell'Istituto Bancario, tra i maggiori a livello nazionale, che nel 2018 ha distribuito 12 milioni di euro. A illustrare le modalità di accesso e fruizione, lo stesso presidente del Consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo, il professor Gianmaria Grosspietro. Il fondo di beneficenza viene stabilito ogni anno in sede di assemblea dagli azionisti di Intesa San Paolo e normalmente vengono stanziati circa 10 milioni che vengono dedicati a un insieme di finalità, in primo luogo finalità assistenziali e sociali, ma anche in minor misura finalità culturali e di ricerca scientifica. Il fondo per la maggior parte è gestito a livello centrale, sotto la mia direzione, e in parte anche può contribuire attraverso l'attività della Banca dei Territori, quindi le nostre filiali possono direttamente proporre al fondo dei progetti. Come vengono scelti i progetti da finanziare? I criteri sono pubblicati sul sito della banca, quindi qualunque organizzazione che pensi di avere un progetto valido da sottoporre può andare a leggere sul sito come si fa a chiedere un finanziamento, quali sono i criteri in base ai quali il finanziamento viene concesso e come viene erogato. Intesa San Paolo ci aveva finanziato già un progetto a supporto della formazione di ostetriche locali. In Sud Sudan, dove non c'è un ginecologo e dove c'è un'ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, Intesa San Paolo ci ha sostenuto nella scuola di formazione per ostetriche. L'anno scorso si sono laureate 20 nuove ostetriche sudanesi. Per noi è stata una grande gioia. Adesso ci hanno finanziato con altri 200.000 euro in un anno a supporto di 3 ospedali sempre in Sud Sudan, l'ospedale di Iro, l'ospedale di Chuibet, l'ospedale di Rumbek. Anche questi 3 ospedali in aree estremamente povere, e con questi soldi ci consente di dare risposte ai bisogni sanitari di queste aree dove il personale sanitario, medico, infermieristico, ostetrico è bassissimo, quindi è un grosso aiuto. La scelta di collaborare con Medici con l'Africa, QAM, deriva dall'eccezionale efficacia dell'azione che questa organizzazione svolge in paesi di grande difficoltà. Noi come banca sappiamo che l'Africa è il futuro del mondo, è il continente in cui la popolazione cresce più velocemente e ce l'abbiamo proprio di fronte al nostro paese. Quindi noi crediamo che oltre a dare sollievo a situazioni di difficoltà nei paesi in cui Medici con l'Africa QAM opera, noi facciamo qualcosa di utile anche per l'Italia, perché aiutiamo questo continente a essere parte del nostro futuro.